Bentornati nella cucina natalizia del Club di Ricette. Oggi vediamo insieme come preparare un tiramisù un po' particolare, un tiramisù al torrone, perfetto per concludere alla grande il cenone di Natale. Vediamo insieme come prepararlo. Per preparare il tiramisù al torrone iniziamo con la preparazione della crema, quindi partiamo con 5 tuorli d'uovo, 120 g di zucchero e montiamo il tutto. Uniamo ora i nostri 500 g di mascarpone e torniamo ad amalgamare il tutto. Una volta preparata la nostra crema al mascarpone, passiamo a montare gli albumi a neve. Riprendiamo la nostra crema al mascarpone e con molta delicatezza andiamo ad inserire gli albumi. Ecco fatto, una volta uniti, non ci resta che passare all'assemblaggio del nostro tiramisù al torrone. Iniziamo ad immergere i nostri savoiardi in un po' di caffè. Mi raccomando, il caffè deve essere freddo. La dose del caffè dipende sempre molto dal tipo anche di savoiardo, quanto riesce ad assorbirne. Quindi potrei dirvi che noi abbiamo fatto un 4-5 tazzine da caffè, forse qualcosa in più. Vedete un po' voi. Adesso iniziamo a mettere un po' di crema, stendiamola con la nostra, avete visto, la nostra speciale Marisa di Natale. E adesso il tocco natalizio, gli mettiamo prima di tutto una spolveratina di cacao amaro, non troppo, perché non vogliamo che si copra il gusto del torrone. Mi raccomando, torrone bello friabile che dovete rompere con un pestacane. E poi iniziamo a cospargere il nostro tiramisù con un bello strato generoso di torrone. Non preoccupatevi se magari c'è qualche pezzo troppo grosso, perché la particolarità del torrone friabile in questa ricetta è che grazie all'umidità della crema tenderà a, passatemi il termine, un po' a sfaldarsi, quindi ad ammorbidirsi di molto e creerà una cremina al torrone barra mascarpone veramente squisita. Noi per questa dose abbiamo utilizzato 2 step di torrone. Ricominciamo a fare il secondo ed ultimo strato. Ecco fatto che abbiamo ultimato il nostro ultimo strato e andiamo a completare con la crema al mascarpone rimasta. Ultimo giro di cacao, qui non andiamo a lesinare perché nell'ultima, diciamo, l'ultimo strato è quello visibile, quello che deve dare più colpo all'occhio. E poi finiamo con un bel giro di torrone. Ecco fatto per voi. Un fantastico tiramisù al torrone, edizione natalizia del Club delle Ricette.
Avete visto? Un tiramisù, due o tre modifiche e il risultato è eccezionale. Vi posso garantire che è buonissimo, perfetto per concludere alla grande il cenone della vigilia o il vostro pranzo di Natale in maniera un po' diversa dal solito. Che dire, se la ricetta vi è piaciuta, like al video e poi non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e al nostro account Instagram.